altra coppia di atlete di questa Coveme 2014-2015, e anche questa volta una faccia nuova è invece una ragazza che già giocava qui l'anno scorso. Classico dovere di ospitalità, Greta, nonostante sia la più giovane, partiamo da Giulia Grasso, una delle quattro nuove arrivate quest'anno. Mi verrebbe da definire l'ombrosa Giulia Grasso, ha sempre questa espressione di grande intimidatrice, ma vi posso garantire che dietro si nasconde davvero una professionista, una ragazza di grande disponibilità, gran voglia di lavorare. Inseguita a lungo da Casadio, già 2 anni fa provammo a prenderla qua, ma lei rimase a giocare a Ozzano in B2. Quest'anno lei è reduce da un bel campionato di B2 a Imola, dove si è rivelata la migliore muratrice del campionato, e quindi abbiamo pensato che potesse essere un bel acquisto per la Coveme. Però ovviamente la scelta poi è stata la sua alla fine, quindi io adesso ti chiedo, Giulia, per quale motivo hai deciso di scegliere San Lazzaro? Ma in realtà, appunto, conoscendo già Claudio da tantissimi anni, perché l'ho conosciuta che avevo 15 anni, ancora ai tempi di Ozzano, quindi avendo grandissima stima di lui come allenatore, diciamo che è stato di sicuro uno degli ottimi motivi. Poi, cioè, la chiamata di una squadra di B1 fa sicuramente gola, quindi diciamo che l'insieme ha fatto sì che poi decidessi di arrivare qui. Un giudizio di questi primi 10 giorni di lavoro, come sono? Molto, molto intensi, c'è da dire, si lavora tanto, però l'ambiente è buono, c'è già grande affiatamento in spogliatoio anche, che non è poco, e quindi direi che i presupposti sono ottimi. I presupposti quindi per una grande stagione? Tu per dici. Una grande stagione. Obiettivi non ne parliamo? Non ci sbilanciamo troppo. Bene, grazie Giulia. Greta Pinali è la cucciolotta, tra virgolette, del gruppo 97, ancora under 18. E già l'anno scorso partecipava, era nel roster della B1. Quest'anno credo che si ritaglierà un pochino più di spazio, e vorrei far mie le parole di Claudio Casadio quando dice che si comincia a vedere qualcosa, Pinali. Beh sì, l'anno scorso per me è stato un bellissimo anno di esperienza, e quest'anno spero vivamente di poter entrare e partecipare di più con la squadra e dare il mio contributo. Tra l'altro tu sarai sottoposta a un tour de force notevole, perché sarai anche il punto di forza della squadra under 18 che disputerà il campionato, appunto, di categoria regionale e il campionato regionale di Serie C. Quindi insomma la squadra e la società punta molto sulle tue potenzialità. Beh sì, sarà molto impegnativo, ma anche una mia scelta. A me piace tantissimo questo sport e non vedo l'ora di iniziare tutti e tre i campionati e dare tutto quello che ho per poter andare avanti. E Greta Pinali viene anche, d'altronde anche Giulia, da una famiglia di grandi sportivi, e devo dire che l'anno scorso il tuo fratellino ha fatto una promozione. Quest'anno cosa dici? Ci penseremo noi? Speriamo, dai, perché se ne sta vantando un po' troppo della promozione, Noi stiamo pensando però dalla Serie C giovane alla B2. Di questa non parliamo, ovviamente. Vediamo, dai. Ecco. Fare riscaldamento a coppie con Giulia Grasso com'è? Boh, mi diverto tantissimo, e poi la palla non casca quasi mai, devo dire. Lo stesso per Pinali. È vero, c'è da dire che siamo brave. Grazie. Brave, complimenti ragazzi. Grazie.